Benvenuti in questa seconda parte di questa lunga chat, una nuova saga fra Dante e Katia. Gesù mio, aiutami tutti, prego. Chi sono? Non ne avete idea? Bene, perché non avete visto la prima parte che vi linko qui nella i di informazioni, cliccate e arriverete alla prima parte. E credetemi, ne vale anche la pena, è una chat parecchio intricata. Prima di continuare a leggere la chat fra Dante e Katia vi volevo ringraziare perché come sempre adorate i miei video, me lo scrivete sotto ogni commento, mi seguite su Instagram, me lo scrivete in privato, in direct. Grazie davvero, sapete che mi diverto tantissimo e sono curiosa di sapere come va a finire, perché qui c'è ancora molto da leggere, quindi succederanno tante cose. Fammi uscire presto da questo inferno. Io vi ricordo che questa chat è presa dal sito spunteblu.it, su Facebook Mentre di Fratelli Spunteblu, su Instagram Spunteblu Official. Iscrivetevi se non siete iscritti, attivate questa cavolo di campanella qui sotto. È riassunto della prima parte, per chi ovviamente l'ha già vista, ve la riassumo brevemente. C'è questo Dante che ha il sospetto, o comunque si fa un film per cui staccate alla sua ragazza, la sua fidanzata, colei che dovrà sposare fra 4 mesi, quindi veramente a un passo dal matrimonio, ha il sospetto che lei lo tradisca. Allora che cosa fa? Una sera esce, la segue quando lei doveva andare a una festa, così aveva detto, e in realtà la sgama in macchina con l'ex fidanzato Federico. Shock because... E lei assolutamente no, tu ti fai dei film, tu non ci vedi, non capisci niente. Lei comunque non vuole farsi vedere e sembra anche molto fredda e strana. Finché, ed eravamo rimasti qui, addirittura arriva a Dante, appunto al ragazzo, questo screen della sua app BancoPosta, che dice appunto che ci sono dei movimenti in uscita, quindi qualcuno sta prelevando dalla sua carta BancoPosta. Lui lo scrive a lei e le dice: senti, poi te li ridò i soldi. Cioè, sembra veramente un'altra persona. A quel punto a me era venuto il dubbio e già ve lo dico, non è che questa è stata rapita? Non fare storie per 2 soldi, scrive lei, con tutti quelli che ti ho prestato io in questi anni. E che vuol dire? Tu puoi sparire col tuo ex e fregarmi i soldi dalla carta? Ma stiamo scherzando? Cosa stai facendo con i miei soldi? Hai comprato su Vola Gratis 300 euro. Se non volevi che scoprissi dove stavi, hai fatto la mossa sbagliata. Quindi parti. Ti prego, basta, dai, dimmi che vuoi fare. Rispetterò la tua scelta, ma parlami. Cioè, questa addirittura vola via. E vabbè che volevi scappare, ma addirittura prendere un aereo. Ho fatto tutto questo per lei. Ho fatto tutto questo. E adesso, ecco, lei dice che vuole scappare. Vorrei essere lasciata in pace, Dante. Vabbè, comunque, ragazzi, o non sta bene, cioè, veramente. Oppure non è lei. Non mi basta questa spiegazione. Non mi ami più? Non lo so. Non ti vuoi più sposare? Non lo so. Cosa? Cioè, addirittura. Vabbè, vediamoci almeno, per favore, e ne parliamo come due persone civili, senza che scappi. Non è il momento. Invece è proprio il momento. No, ho bisogno di tempo con Federico ora. Allora è vero che sta con lui. Ma no, ma questa è scema, ragazzi. 118! Tu vuoi uccidermi? Con queste parole mi ammazzi, lo capisci? Sto piangendo come un disperato. Per piacere, fammi capire dove ho sbagliato. Sto venendo a Fiumicino. Immagino che stai per partire. E se partisse da Ciampino? Sapete, ce ne sono 2 di aeroporti a Roma. Vorrei sapere perché e per dove. Per piacere. Ti stai accollando? Ti stai accollando. E prima ti stavo dando anche ragione, te so, dicendoti: oh, questo qua però dovrebbe capire che non vuoi farti trovare. Basta. Adesso però ti stai accollando. Cioè, tu mi freghi i soldi dalla carta, parti, te ne vai chissà dove, col tuo ex, e mi scrivi ti stai accollando. Ti stai accollando troppo, sei invadente. Ho scritto ai miei e li ho rassicurati che tornerò a casa. Fatene una ragione e basta. Notate che dice sempre ho scritto ai miei. Perché mai una chiamata, una videochiamata, così io mamma posso vederti? Fattene una ragione, io ti ho chiesto di sposarmi, ho immaginato un futuro con te, ho segnato dei figli con te, e tu mi dici fattene una ragione. Ma vuoi che mi butto dal ponte Milvio? Ma risparmiatela sta cavolata. Ma perché distruggere la tua vita? E questo lo direi a chi. Comunque, ora entriamo in discorsi troppo importanti per un video che parla di chat. Però credetemi, quando pensate che in generale questo, quando pensate che la vostra vita sia finita, e ve lo dice una che per un momento, diverso tempo fa, ha pensato che, cioè, non di fare cose brutte, ma che la sua vita, cioè, fosse finita. Veramente, credetemi, non è così. Succede sempre qualcosa. È questione di tempo, non rimaniamo mai piatti, la vita evolve continuamente. Anche questo è il bello in sé in positivo, perché dei momenti brutti poi torna qualcosa di buono sempre, e anche però in negativo, perché magari ci sono dei momenti belli e poi succede qualcosa che ti fa sprofondare in un momento brutto. È un mare, sono onde che arrivano ma passano, fidatevi. Non c'è niente per cui valga la pena non andare a vedere come va a finire. Io dico sempre, sto una M, ma cacchio, voglio vedere come va a finire.
Non diciamo cavolate, che non è morto nessuno. Invece sì, è morto un amore. Che per me era tutto e a quanto pare per te non era niente. E questo mi distrugge. Vorrei poterti guardare negli occhi per capire che cosa pensi ora. Vai a casa a dormire. Cioè lei sa scrivere solo questo? Sto al parcheggio dell'aeroporto, aspetto qui. Non ci sono voli ora. Parti domattina immagino. Potresti dirmi dove vai? Dante, ti prego, basta. Sei assillante, basta. Non hai capito, è finita, stop. Questo cornuto sei tu. No, non ho capito. Fino a ieri era tutto ok. Che è successo? Sono rimasta chiusa in ascensore. In che senso? No, il tuo cervello è rimasto chiuso in ascensore per 2 ore e qualcosa è cambiato dentro di me. 118! Ma in quale ascensore? Qualcosa era già cambiato, perché altrimenti devi dirmi che cavolo facevi a casa di Federico. Mi serviva un bagno. A me ma pare una stronzata. No, ma diccelo Katia, a chi assomigliamo? Abbiamo la faccia dei cretini. Sì, certo, come no, sono innamorato ma non sono scemo, capito? Ci sono cose che ora non posso spiegarti. Allora c'è qualcosa. Invece devi, a meno che non ti fai vedere e me lo dici a voce. Va bene, basta, va bene? Sì, a Ciampino, vedete, era a Ciampino. Domattina davanti all'aeroporto. A che ora? Alle 5:30. Ok, vado subito, ciao. Ce la faremo! Sto quasi a Ciampino, ho molto sonno ma resisto. No, fermati. Tu dove ti trovi? Magari vengo dove sei tu. Ti ho detto alle 5:30. Ah, perché tutto questo sono ancora le 3:25. Ho paura di addormentarmi, ho molto sonno, mi stavo addormentando alla guida. Ecco, fermati. Potevi dormire a casa e aspettare. Esatto, colpa tua, stavolta sì. Solo tu riusciresti ad andare a casa a dormire in una situazione del genere. Fermati in un autogrill e dormi. Non è morto nessuno, ripeto, per te. No, non è morto nessuno in generale. Per me è un lutto questo, ho investito tutto in noi. Tu e io, anche tu, per ora stai scappando da qualcosa che abbiamo tanto desiderato e voluto. Tante cose non le hai mai viste. Oh, forse adesso ci spieghi? Non ti sei mai accorto. Poi capirai. Ora ti saluto, a più tardi. Cosa intendi? Ovviamente non ce lo dice. Poi ti spiego. Io ho dato il mio 100% per te. Ti ho rispettata sempre. Ti ho detto che eri bellissima ogni giorno. Ho imparato a fare la lavatrice. Alba lavatrice. A dividere i bianchi dai colorati. Oh, non è che ci vuole una laurea, eh? Bianchi, colorati. Ok, ho anche imparato a fare il soffritto, sedano, carota e cipolla, te lo ricordi? Domani il brodo. E la torta dei 7 vasetti. Pasta al forno. Pasta al forno, lasagna. Ma adesso confondiamo le chat come al solito, no? Ma anche lì, sedano tagliato a tocchetti, carote a tocchetti, cipolla a tocchetti, olio. Fame, mamma, fame. Non basta il soffritto per fare una coppia, Dante. Per me significava tanto invece. Ma dopo, io ti devo scrivere delle cose, altrimenti poi me le scordo. Se vuoi non rispondere, ma io le scrivo. Stanotte mi sono venute in mente 1000 cose. Ho pensato a cosa potevo aver sbagliato, a cosa mi era sfuggito. Pensavo fossimo i più felici del mondo, o almeno io lo ero, il più felice del mondo. Ti sognavo di notte vestita da sposa e contavo i giorni che mancavano. Pensavo di essere il più fortunato della terra ad averti. Sì, però non mi puoi bombardare di messaggi così, per piacere. Vabbè, io a questo punto, cioè, rapita o non rapita, te ne vai a fanc***o. Saluta Marcella! Ciao! Basta, lasciami un po' respirare. Senza parole. Una foto. Ci sono forse loro due abbracciati. Ti ricordi questa foto? Prima di farla mi hai detto che mi avresti scelto altre 1000 volte. Sono passati 6 mesi. Cioè solo 6 mesi fa. Che cosa è successo in 6 mesi? Non posso trattenermi, comprendermi. Io sto impazzendo. Sei una brava persona, Dante. Ma non quella per me. Mi dispiace. Io sono diversa da come mi vedi tu. Ok, forse hai un oscuro passato. Ma perché non ce lo dici? In 8 anni penso di averti conosciuto abbastanza. Lo pensi tu, ma conosci solo il 30% di me. Andiamo bene. Ora basta, basta messaggi per favore, lasciami stare. Che significa il 30% di te? Ciao. No, spiegami. Sono le 4 di mattina, Dante. Ciao. Lo so, ho sonno anche io, ma ora voglio sapere, ho il diritto di sapere. Ci vediamo tra 1 ora e mezza. Come fai a stare così calma, così distaccata? Perché non ti amo. Io me ne torno a casa. Bravo! Ok, ok. Che ti devo dire? Questo non è possibile. Cosa? Che non mi ami? Non è possibile. Invece sì, sono innamorata di Federico. Così te ne... A meno che questa storia non andava avanti già da qualche mese, lei magari teneva il segreto e poi magari quando l'ha sgamata poi la sera prima ha detto ok, adesso mano sgamata, non posso più stare con 2 piedi in una scarpa e quindi basta, ora lo dico e stop. Lo sono sempre stata e tu non te ne sei mai accorto. E perché hai programmato un matrimonio? E perché sei rimasta con me? Bravo! Mi facevi pena. Vabbè, cioè, Dante, ti prego, cioè che questa non è Beatrice, eh? Non è possibile, io sono sicuramente innamorato di te, ma
ma non sono cretino, Katia, per favore spiegami che è successo. Ma non dovevi tornartene a casa? Che vuoi? Avevi la tua occasione di parlare, ora mi hai detto che non vuoi più, basta. No, ok, ci vengo, parliamo. E no, pure tu! Non sto ai comodi tuoi io. Ti prego, va bene, scusa, scusa! Ma ragazzi, non mi fate arrabbiare. Ci vediamo alle 5:30, ok? Mi metto all'entrata. Senti, sei la nostra vita, ti prego, vieni, non ti vogliamo vedere. Sicuramente ci vediamo, va bene? Sì, ok, scusa, mi sono fatto prendere dalla rabbia, scusa. Ma sono sicuro che questo sia un momento di confusione e ti passerà. Sono giorni pesanti, lo capisco, con tutto quello che hai da fare. Tu non hai capito niente. Ma posso sapere almeno dove vai? Vado via qualche giorno. Cioè, ma qui il punto non è che lei decide di prendersi, non so, una pausa, una boccata d'aria, è stressata. Qui il punto è che lei ha detto di essere innamorata di Federico, di esserlo sempre stata. Ma ti svegli! Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Sì, ma dove? Non ti deve interessare. Dai, così, per parlare. Non te lo dirò mai. Perché no? Hai paura che ti seguo? Sono sicuro che mi segui. Sicura. Vabbè, dai, cioè, non pensiamo subito male. L'errore ci può stare di battitura, capita anche a me. Parli come se fossi uno stalker. Ci sei vicino e non hai dignità. Sei molto cattiva a dire questo. Il modo in cui ti stai comportando è poco virile, sinceramente. Ah, perché uno che ci tiene alla fidanzata è meno uomo. E siamo veramente nell'anno 1400. Ma perché queste offese gratuite? Ma che ti ho fatto per meritare questa cattiveria? Dimmi. Mi hai costretto a stare 8 anni con te a fare una vita noiosa. Ma come noiosa? Abbiamo fatto 300.000 viaggi, ti ho portato ovunque, abbiamo fatto cose insieme, abbiamo arredato insieme casa mia, ci siamo divertiti anche quando stavamo da me, non capisco. A me non basta questa vita per essere felice, io voglio avere più soldi e tu non mi puoi dare questa sicurezza. Vai a lavorare, amore. Ma sei seria? Sì. Io sono scioccato, non ti ho mai sentita così. Perché dici queste cose? Io continuo a pensare che non sia lei. Ma ti rendi conto di quanto mi ferisci? Non mi interessa. Non ti interessa. Come no? A te interessa. Non posso pensare che non ti interessi. Quindi o stai facendo finta per qualche motivo, oppure mi vuoi allontanare perché stai soffrendo tanto. Ci vediamo tra 49 minuti. Oddio, lui col cronometro. Va bene? Voglio guardarti negli occhi. Ti aspetto di fronte all'entrata. Mi rispondi solo un secondo al telefono? No. Ma perché? Non voglio parlarti. Ok? Non voglio nemmeno vederti. Se non vuoi vedermi per parlare, almeno ridammi le mie carte. Altrimenti ti denuncio. Non mi interessa, denunciami. Sei tu che me le hai date. Sì, ma che c'entra? Cioè, questa è la tua parola contro la mia. Io dico che tu me l'hai fregata e vediamo chi ha ragione. Il nome sulla carta è il mio, eh? Ti posso fare una domanda? No. Mi dici il giorno esatto in cui ci siamo conosciuti? Ma che cosa c'entra? Chi se lo ricorda? Vabbè, lei che non se lo ricorda. Tu te lo ricordi benissimo, quindi o fingi o non sei Katia. Ora ho capito perché ha fatto quella domanda. E arriviamo alla mia ipotesi. E ragazzi, adesso abbiamo un altro messaggio che ci ha lasciato Dante. Ciao, sono sempre Dante, avevo sempre più dubbi e non capivo più niente. Quella notte sembrava non finire mai. A un certo punto mi sono ritrovata a vedere il sole sorgere e non avere più nemmeno una certezza. Il mio sospetto più grande era che a scrivermi tutti quei messaggi non fosse Katia, ma non potendolo dimostrare avevo paura di denunciare o di avvertire dei suoi. Avevo sempre più sonno e purtroppo non ho resistito e a un certo punto sono crollato. Spero, fermo. Quando mi sono svegliato ho deciso di chiedere aiuto al mio migliore amico Samuele. Samuele chi? Il figlio della chat di quelli di prima? Comunque ragazzi, fermiamoci anche oggi. Ripeto, è lunga, ci saranno diverse parti, quindi facciamocene una ragione. Si va step by step. Terza puntata martedì prossimo, vi aspetto. Ah, sapete cosa mi viene in mente? Che la ragazza che me l'ha inviata mi ha detto: Nadia, sembra che vada in una direzione la chat, ma a un certo punto succede un colpo di scena. Quindi, dato che ci sono ancora tanti screen e tante parti da leggere, ora a me sembra chiaro, cioè l'ho sempre detto, che Katia sia stata rapita, ma se non fosse così, vabbè, lo scopriremo solo non vivendo, leggendo le chat degli altri. Quindi a martedì prossimo, vi ricordo che questa chat è presa dal sito spuntiblu.it, su Facebook Bentini di Fratelli Spuntiblu, su Instagram Spuntiblu Official, e noi ci vediamo martedì. A sto punto pure Samuele ci sarà. Ah, oh, ci vuole una pazienza.